Due domande. La prima, se anche da parte tua che l'hai allenato un ricordo di Astori, e poi andando a cose più banali, ma come diceva. Sì, ok. Allora, per quanto riguarda Davide, credo che siano state dette tante cose, hanno parlato tutto in questi giorni. Credo che il silenzio in questo momento sia la cosa migliore. E il pensiero, va a lui, va a tutta la sua famiglia, soprattutto va alla bambina che ha 2 anni e che non ha purtroppo la fortuna di conoscere il padre. Questo credo che sia la cosa per la bambina più dolorosa. Poi noi bisogna andare avanti, Davide lo porterò sempre con me perché siamo cresciuti insieme calcisticamente e quindi è un dispiacere enorme. La seconda ovviamente è molto più banale, ma giustamente dobbiamo andare avanti come dici tu. Hai due attaccanti, uno che ti rientra oggi, Higuaín, e uno Dybala non in pieno ritmo. Puoi schierarli tutti e due? Pensi di riservarne uno per averlo nell'arco della partita? Hai già un'idea? Grazie. No, giocano tutte e due, quindi Higuaín ha fatto degli allenamenti differenziati, ha partecipato da 2 giorni con la squadra e quindi è a disposizione, pronto per giocare, così come Dybala. Dybala ha recuperato bene dalla partita con la Lazio, ragazzi 24 anni, poi domani è una partita talmente importante, talmente bella da giocare, che anche se uno ha meno condizione fisica sicuramente fa la prestazione. Emanuele Gamba, La Repubblica, anch'io ho due domande. Una te la rifaccio perché prima non hai risposto. Il Napoli, il Come non ho Tottenham somiglia a risposto? Napoli come, non come formula tattica, ma come mentalità, stile, filosofia di gioco, secondo te? Non lo so, il Napoli c'è un centravanti piccolino, sì, e quelli c'hanno uno che è 2 metri, quindi già sono diversi. Parlo di mentalità. Mi interessa tanto dove si chiede a Sarri e a Pochettino, lo chiedono a me perché non l'alleno. Quindi. L'altra è, ha ragione Buffon quando dice che, Come? ha ragione Buffon, faccio i segni, quando No, dice, perché comincio a avere fame. sapessi noi, Poi c'è la partita. vabbè quella la registriamo, No. quando dice che domani vincerà chi avrà più cinismo, è un concetto giusto quello che ha espresso lui? È un concetto giusto perché sono partite dove l'occasione che ti capita la devi trasformare in gol. Quando giochi queste partite di livello devi stare comunque dentro la partita, nelle difficoltà della partita. E direi sabato a Roma è stato un buon allenamento perché abbiamo giocato una partita di grande difficoltà fisica e abbiamo avuto poche occasioni e l'ultima Paolo direi è stato molto bravo. Domani io credo che sarà una partita diversa dove ci saranno più spazi, più possibilità di gioco sia dall'uno che dall'altra parte. Noi invece bisogna essere più bravi nella fase difensiva. Posso? Sì. Ciao. Premesso che se ti ho fame te, figurati io e Barilla, cosa possiamo avere ora? Ma detto questo, la domanda che ti voglio fare è semplice, ti l'asciugo così vai a cena. Tu hai fatto, secondo me, una delle migliori partite in Champions, quando hai perso, sfortunata, hai perso a Monaco di Baviera. Hai fatto una partita italianissima e stupenda fino al minuto 89. Quella è la partita che pensi di poter replicare domani? No, è impossibile. È impossibile perché ci sono giocatori con caratteristiche diverse. È molto semplice. Domani bisogna fare una partita un pochino più di palleggio, di avere più possesso palla e non sarà semplice, quindi bisogna cercare di dividere la partita in due. Perché abbiamo meno contropiedisti di quando abbiamo giocato a Monaco. C'è ancora una domanda? Francesco Repice, sicuramente non ho capito io. Giocano Douglas Costa, Higuaín e Dybala? Può Dybala, Higuaín, si dà qualcosa, ho detto può darsi. darsi, Può quindi no, darsi. in tre insieme. No, era No, può proprio. darsi, no, giocano Siccome quando tutti e il tre insieme. No, difensivista, se giocano tutto, tutto e anche. tre insieme, impazzisco. No, tutti e tre insieme, no. Può darsi, giocano anche tutti e tre insieme. Quindi. Tanto. Quelli tre sono e quelli tre li facciamo giocare.